terza edizione del Festival della Sconfitta, un festival che quest'anno è riuscito, è stato partecipato e abbiamo potuto riflettere come comunità, come territorio, ma anche come singoli, sul tema della sconfitta. E attraverso la rivisitazione della vita dell'invincibile Marciano, in realtà scopriamo che fuori dal ring ha avuto anche le sue sconfitte. Tornare dietro nel tempo, fai venire tante sensazioni. Mi sono messa a piangere di nuovo perché mi ha emozionato tantissimo. Avendo Lucy vicino durante la proiezione, vedere la sua espressione, riguardare la sua storia è un'emozione unica. Perché imparo così a rivedere i miei errori sempre. Grazie a una struttura così i ragazzi possono lavorare con loro stessi insieme agli altri, allenandosi nelle sfide future. Nessuno si mette davanti allo specchio e dice ok, come posso migliorare me stesso? Cioè sto sbagliando a fare cosa? Nel curriculum vitae vengono scritte le vittorie. Chi vince tanto perde di più di quello che vince. Anche se non vogliamo informarci, le informazioni arrivano da noi e quindi imparare a riconoscerle richiede anche imparare a capire perché un giornale si comporta in un certo modo sui social media, per esempio, e un altro in un modo diverso. Abbiamo fatto questo laboratorio di cucina con i piccoli, una cosa tutta pensata per i bambini, un progetto che intende promuovere una responsabilità condivisa dei ragazzi rispetto alla gestione appunto di quelle situazioni che hanno a che fare con la discriminazione con il genere. È molto importante far capire il fatto della comunità e del creare una comunità sociale che sia pro la sconfitta. Ma io ho vinto perché ho accettato la sconfitta, ho vinto perché ogni sconfitta è stato un modo in più per reagire. L'essere qui tutti insieme è una condivisione e il condividere rende ancora più bello tutto quello che noi facciamo. Una medaglia è molto bella, però se io la posso condividere ha quel valore in più. La speranza è che questi tre giorni di Festival della Sconfitta abbia dato la possibilità di riflettere. La sconfitta fa parte delle nostre vite e dobbiamo utilizzarla per migliorarci.